I temi sono stati vari, questo è stato un incontro preliminare per la presentazione delle linee generali del progetto. È un progetto, ripeto, paese per la Repubblica di San Marino che tocca vari settori, quindi tutti i settori della vita economica, dal turismo alla cultura, al commercio, all'industria. Quindi oggi non abbiamo avuto un tema specifico, ma una grande condivisione degli obiettivi, ovvero dare un'immagine che sia più chiara possibile di un'area territoriale, quindi di un rilancio economico non solo per l'emergenza sanitaria, ma uno sviluppo economico vero e proprio, che per San Marino oggi significa ritracciare una propria identità economica e quindi perché non farlo con le istituzioni e anche gli stakeholder e gli operatori delle aree limitrofe per dare maggiore efficacia a questo intervento. E le modalità con cui si porterà avanti la collaborazione oggi non sono state definite, nel senso che non abbiamo sul tavolo memorandum piuttosto che accordi specifici, ma ci sarà una collaborazione fattiva. Ci teniamo a che non sia semplicemente una collaborazione che si traduca in documenti, ma in una reale condivisione di quelli che sono gli obiettivi con incontri periodici e che possono portare, ripeto, a condividere una strategia decennale e che permetta di avere un progetto comune. Sì, l'idea di tracciare la linea è precisa, quindi capire quale sarà il percorso dei prossimi 10 anni è un'esigenza che ha delle tempistiche molto strette. Questo perché, torno a dire, non è un progetto che si colloca in questo contesto solo come uno sviluppo economico, ma come un rilancio economico a seguito della emergenza sanitaria. Quindi l'idea è quella di arrivare ad avere le idee molto chiare entro la fine dell'anno per poi cominciare un 2021 di lavori concreti e di azioni vere sul territorio.